Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di un cantante definito da molti il miglior cantante del mondo. Vediamo un po' e analizziamo insieme la voce di Dimash. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, parliamo oggi di un talento che sta facendo parlare molto e già da un po' di tempo tutto il web e mi hanno chiesto di analizzarne un po' la voce. Un amico in particolare che saluto, Michelangelo, mi ha chiesto di fare un video e di analizzare un po' quelle che sono le caratteristiche di Dimash, o Dimash, non so come si pronuncia esattamente. E vediamo un attimo, secondo me lui ha una voce intanto con un'estensione davvero molto molto estesa, tocca addirittura 6 ottave di estensione, dalla nota più bassa che lui prende fino ai fischi laringei che lui sa fare, e quindi una voce davvero davvero importante. Secondo me lui ha una voce quasi baritonale per natura, cioè significa che ha una voce molto bassa e questo si capisce proprio dai bassi che lui riesce a toccare. Vediamo. Questo ci fa capire anche la sua grande elasticità vocale, perché come tanti baritoni hanno anche nel falsetto la capacità di raggiungere note molto acute. Infatti ci sono quelli che poi si chiamano contraltisti o sopranisti che hanno la capacità di arrivare a note femminili e solitamente sono persone tipo baritoni o bassi, bass baritoni, che hanno la capacità poi di arrivare a questo falsettone. Ecco perché poi lì in quella zona la voce sembra quasi femminile. Oh, sentite questa voce molto rotonda in falsettone. E quindi lui, secondo me, è anche può fare, diciamo, tra virgolette, il sopranista in un certo senso. I sopranisti erano gli uomini che cantavano come le donne, diciamo nel 700, anche prima, dove i bambini, quando erano molto dotati, piccolini, siccome non si poteva cantare, le donne tipo in chiesa non potevano cantare, allora i bambini più dotati si castravano e rimanevano con queste voci bianche e diventavano poi da grandi questi sopranisti. Uno su tutti è famosissimo, è Farinelli. C'è anche un film che si chiama Farinelli, voce regina. Se volete andate a dare un'occhiata, quindi questi sono i sopranisti. Ma la cosa sorprendente di Dimash è che lui riesce a cantare gli acuti così alti, facendoli anche sembrare in voce piena, cioè significa che lui prende questo falsetto, è sempre leggero, è sempre naturale quando lo fa, lo porta in avanti e lo fa sembrare proprio una voce acutissima, quasi vera, come se fosse una donna che canta un acuto a quell'altezza, cioè prende questo e lo riesce a schiacciare e a portarlo in avanti, ma sempre con una facilità incredibile, prendendo delle note davvero, davvero molto, molto acute. Come avete sentito, c'è proprio la tecnica anche del twang. Vi ricordate i bimbi che piangono? E poi allarga questi suoni in twang. In più, oltre a tutte le sue qualità, ha anche un'agilità vocale davvero molto molto importante, davvero agile con le note, vedete? Quindi ha davvero uno strumento
eccezionale proprio nella sua gola. E oltre a questo, una cosa importante che vorrei dire è che lui non ostenta la sua vocalità, cioè non è una persona che arriva sul palco e spara i suoi acuti, e va su e giù con la voce per far vedere quello che sa fare. Anzi, è molto molto musicale, rispetta anche moltissimo i tempi musicali, è una persona davvero completa. Infatti anche i respiri che lui fa, le pause che lui fa, sono davvero molto comunicative, come in questo caso. Poi, oltre alle sue qualità proprio delle corde che vanno su e giù e riesce a gestire tutto questo, poi lui supera un attimo la soglia di quello che è la voce di testa e va a finire proprio in una zona, un altro range, dove ci sono proprio, si chiamano fischi laringei. Cioè, che cosa significa? Che si crea uno spazio stretto nella laringe, dove passa l'aria e la voce comincia proprio a fischiare, fa proprio degli acuti. Mariah Carey fa molti acuti di questo, whistle, se cercate whistle, Mariah Carey o Ariana Grande, sentite proprio che loro iniziano a fischiare con la voce. E Dimash lo sa fare molto bene, anche perché non dipende se una voce è femminile o maschile, ma dipende proprio da questa capacità di far passare aria attraverso la laringe e stringere in un punto e far fischiare la voce. Il record mondiale, proprio da Guinness World Record, lo detiene un uomo, appunto, che si chiama Adam Lopez. E se cercate Adam Lopez Guinness World Record, fischio, laringeo, insomma, tutto questo, vedete proprio che lui arriva fuori dal pianoforte, tipo prende un do diesis, oltre l'ultima nota del pianoforte. Quindi immaginate la capacità che ha di far fischiare la voce. Anzi, vi lascio questo pezzettino, guardate che cosa fa. That's C sharp and it's off the piano. Yes! Davvero notevole, vero? E quindi la capacità, invece, tornando a parlare di Dimash, la capacità che ha lui è di cambiare tutti i registri della voce, quindi dal registro più grave a quello intermedio, la voce di petto, che comunque è importante, la voce di testa fino al fischio. La sua capacità è quella di non fare accorgere mai che avviene proprio un passaggio, cioè non sentiamo mai nel passaggio, ma è sempre fluido in tutto quello che fa ed è una voce che è stata proprio lavorata davvero molto 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 bene e si sente che c'è uno studio dietro davvero eccezionale che lui fa proprio minuzioso su tutti i passaggi, anche se rimane naturale. Anche molto espressivo perché lui quando canta è davvero molto comunicativo anche. Oltre a questo, nelle canzoni tipo SOS che stiamo vedendo in questi spezzoni, lui anche molto fa il crying, cioè crying sarebbe la tecnica dove si simula il pianto. Non so il testo, però per farvi capire è molto molto espressivo, ti fa entrare in quello che fa. E questa è una capacità che lui ha di un grande comunicatore, oltre che un bravissimo cantante. Poi, se notate nei suoi brani, lui
ha quest'aria che non finisce mai, riesce a non disperdere mai un po' d'aria, tiene dei suoni anche oltre 20 secondi dritti, riesce a appoggiare il suono sempre controllandolo e quando vuole lo fa anche vibrare. Decide lui quando vibrare, è davvero, davvero, davvero ha una tecnica davvero eccezionale, un controllo unico su tutto quello che fa. Miglior cantante del mondo. Questa affermazione, insomma, è un'affermazione inutile, non, anche io la vedo infantile, lui è meglio di te, ma perché nell'arte, nel canto, nella musica, nel ballo, nel teatro, nella danza, in tutte le opere, in tutta l'arte in generale, non esiste un pittore più bravo di un altro, un cantante più bravo di un altro, perché ognuno ha il proprio stile, il proprio genere musicale. Sicuramente si può parlare di una voce molto importante, una voce davvero superba, questo sì, ma miglior cantante del mondo non significa nulla a mio avviso. Cioè, io ascolterei più Jim Morrison per ore che Dimash, per il mio gusto personale, come potrei dirvi che di cantanti italiani preferisco Jovanotti a Giorgia, per esempio, proprio da quello che mi comunica. Eppure Giorgia tecnicamente è davvero molto molto preparata rispetto a Jovanotti, che è un cantante davvero semplice. Però per dirvi, se io dovessi scegliere di andare a un concerto piuttosto che un altro, sceglierei Jovanotti a Giorgia. Quindi non esiste il miglior cantante del mondo, ma sicuramente una delle voci migliori e più estese, questo sicuramente sì. Quindi alla domanda, Dimash è il miglior cantante del mondo? Io vi rispondo, sicuramente è una delle voci più importanti del mondo, una capacità vocale davvero importante, ma a mio gusto, Freddie Mercury, ad esempio, era tutta un'altra cosa.